Bentornati a tutti. In questo video parliamo ancora di emergenza virus. Smettiamo di parlare di multe perché adesso il lockdown si è allentato. Oggi è domenica 10 maggio, quindi ci sono più controlli, ma meno multe perché più cose sono permesse, quindi la gente non deve più inventarsi tutte le assurdità possibili per uscire. Ha delle scuse lecite, diciamo, quindi le multe sono in netto calo. Però questa emergenza virus ci ha permesso di conoscere alcune cose che prima c'erano, ma noi ignoravamo sostanzialmente perché non ci avevamo a che fare troppo, no? Sicuramente tutti avrete notato l'incredibile ondata oceanica di virologi che ogni giorno esprimono opinioni totalmente diverse tra loro in televisione, sui giornali, sui siti, in mezzo alla strada, anche potreste incontrare un pregliasco, un burioni anche nel vostro quartiere. Ma al di là di questi virologi che poi qua in Italia spopolano, nel senso che sono veramente ovunque, sono ospiti più o meno graditi in tutte le trasmissioni, chi è che li coordina questi qui? C'è un'entità, un'istituzione che dovrebbe coordinare tutti i virologi, tutti i medici del mondo. Certo che c'è, e si chiama OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità. Sono parole importanti, eh. Oh, organizzazione, questi qui sono organizzati, non è che fanno le cose a caso. Mondiale, c'è cioè tutto il mondo. Questi qui hanno organizzato la sanità in tutto il mondo, organizzatissimi. Quindi sono perfetti? No. Non lo sono, anzi, se c'è qualcosa che ricorda il totale contrario della perfezione è l'OMS. Allora, è stata fondata nel luglio del 1946, sostanzialmente alla fine della Seconda Guerra, come tante altre cose, come lo stesso ONU del resto, di cui l'OMS è un istituto, fa parte dell'ONU, no? E come tutte le cose dell'ONU ha un livello di inefficienza inimmaginabile. Basta pensare che, fondata nel luglio 1946, inizia a essere efficiente ad aprile del 1948, quindi già per iniziare ci è voluto un anno e mezzo, che non è poco. Quindi già lì c'erano un po' le premesse per capire come sarebbe andata poi la vicenda OMS. L'OMS in teoria dovrebbe garantire il miglior livello sanitario possibile a tutti i paesi che fanno parte dell'ONU. In teoria l'obiettivo era giusto, peccato che non ci sono mai riusciti perché alcuni paesi hanno la situazione sanitaria esattamente come nel 1946. Altri paesi stavano bene, stanno ancora bene, ma non certo grazie all'OMS. Durante tutti questi decenni, l'organizzazione si è, distinta per alcune caratteristiche stupende. Basta ricordare nel 2003 quando hanno creato un allarme mondiale per la famosa SARS. Con panico terroristico, dichiarazioni tremende ogni giorno direttamente dalla sede, che è in Svizzera, e poi, guarda un po', la SARS si è spenta. I paesi più colpiti sono stati Hong Kong e il Canada, non si è mai capito perché, ovviamente l'OMS non ha scoperto perché. E per quanto riguarda il resto del mondo, sinceramente, la SARS molti non se ne sono neanche accorti. Qua in Italia noi non ci siamo accorti che c'è stata la SARS alla fine. Ma al meglio, in tempi più recenti, l'OMS l'ha dato con la swine flu, la mitica influenza suina. Allora, in quel caso, oltre a creare un allarme incredibile, decise di creare un vaccino perché era fondamentale, bisognava vaccinare tutta la popolazione mondiale, perché se non la vaccinavi veniva fuori un casino della Madonna. Allora, sono state prodotte centinaia di milioni di dosi di vaccino e poi non sono state usate perché il virus è sparito da solo. Di tutto quel virus, di tutto quel cancan mediatico, ci ricordiamo benissimo soltanto il video di Brian Littrell dei Backstreet Boys. Hey guys, my job right now is to try to protect you guys from this. I hope that you guys are well, and I will talk to you very soon. Thanks. God bless. Che aveva contratto questo virus, che altro non era che un raffreddore potenziato, ma neanche di tanto, e aveva fatto questa dichiarazione davanti al telefonino per dire ai fan: ho l'influenza, non vi preoccupate, adesso guarisco. Che cosa che poi è successa. Quindi, essendosi già distinta l'OMS in questi due episodi che ho voluto citare, ce ne sarebbero molti altri, ma ne citiamo soltanto due, se no stiamo qua 3 ore. Possiamo tranquillamente affermare che non sono capaci di lavorare. Ma perché non sono capaci di lavorare? L'OMS dovrebbe racchiudere i migliori scienziati, virologi e medici del mondo. Li metti tutti insieme a lavorare
ci possono essere degli scambi di idee differenti, però alla fine viene fuori qualcosa, metti insieme la comunità scientifica, ma non è così, perché l'OMS non ha i migliori virologi, sono tutte cariche politiche. Questi personaggi hanno studiato virologia, hanno studiato medicina, ma poi non mettono piede in un ospedale o in un laboratorio da 30 anni in media, quelli che lavorano all'OMS. È gente che vive un distacco dalla realtà medica che è pari al mio, che non ho mai studiato medicina, non so niente di medicina. Se tu non stai mai in ospedale, non stai mai in laboratorio, non stai mai in prima linea, è garantito che non sai un cazzo di medicina, esattamente come uno che fa un altro tipo di lavoro. E all'OMS fanno un altro tipo di lavoro, tutte cariche politiche regalate in base a chissà quali meriti politici non sanitari. E adesso arriviamo ai giorni nostri, perché il coronavirus è stato gestito dall'OMS, perché sono ancora loro quelli che comandano la sanità mondiale. E allora cosa succede? Succede che quando in Cina inizia il casino a gennaio del 2020, loro fanno finta di niente, sostanzialmente, dicono: vediamo cosa succede, è un po' una tattica attendista, no? Che per un virus letale è come dare da mangiare ai lupi, non aspetta altro che una strategia di attendismo. Dopodiché hanno cominciato a fare allarmismo, come sempre, perché quella è un po' la specialità della casa, allarmismo esagerato, catastrofismo. Questa volta, a differenza delle altre, il capo dell'OMS, che nel frattempo è cambiato rispetto alle precedenti pandemie o pseudopandemie come la SARS e l'H1N1, il capo si è esposto in prima persona. Chi è questo qua? È uno dei nostri nuovi idoli, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Voi dite, un greco a capo dell'OMS? No, è etiope. Ha il nome e il cognome greci, ma è etiope e non ha genitori o discendenze greche. È africano, punto. E non si sa perché ha il cognome greco. Ma non è questo il problema, magari. Allora, questo qui ha cominciato a fare una campagna martellante di allarmismo, dicendo che il virus presto sarebbe uscito dalla Cina, sarebbe arrivato in tutto il mondo, rischiava di contagiare il 60-70% delle persone nel mondo, tutto quanto. E nel frattempo tu dici, ok, ma l'OMS cosa sta facendo? Sta andando in Cina a vedere cosa succede mentre loro hanno la crisi e il resto del mondo no, così magari anticipiamo un attimo qualcosa, riusciamo a capire come arginare il fenomeno. Sì, l'OMS è andata. Allora, se vi è capitato di leggere che effettivamente era partita la spedizione dell'OMS con il super virologo canadese a capo per la Cina, per capire, per studiare un attimo. Sì, avete letto bene. Allora, quella spedizione lì mi è capitato di leggere che è partita almeno 50 volte. Ogni giorno partiva una differente spedizione dell'OMS con o senza il canadese a capo. In realtà non si sa quando sono andati veramente, perché i giornali, i siti erano stra super confusi al riguardo. Resta da capire a oggi, che è maggio, siamo nella prima metà di maggio, che cosa è andata a fare la spedizione dell'OMS in Cina, visto che tuttora non sappiamo un emerito cazzo di questo virus. Ok? Non sappiamo quanto si deposita sulle superfici, quanto ci sopravvive, quanto sopravvive nell'aria, se il caldo lo danneggia oppure no. Non sappiamo se avrà o no una seconda ondata in autunno. Ma quello che l'OMS ha potuto regalarci in questi mesi è stato il totale cambiamento di idea su ogni singola cosa di cui hanno parlato. Meravigliosi. Allora, partiamo dalle mascherine. Inizialmente hanno detto che le mascherine non servono al cittadino normale, servono solo agli operatori sanitari. Però il cittadino che va in giro a piedi non gli serve, ma nemmeno in locali affollati, non servono. Le mascherine non servono. Le mascherine servono solo agli operatori sanitari. Non comprate, non mettetele, lasciatele a loro, che dopo gli operatori sanitari restano senza. Poi è cambiata completamente la linea. Adesso mascherine per tutti, mascherina a tappeto, a destra, a sinistra, esci, stai in casa, dormi, mascherina, mascherina sempre e comunque. E attenzione, perché l'OMS ha anche avvertito, ci sarà una perenne mancanza di mascherine nel mondo. E certo, prima hai detto che non servivano, adesso servono 6 miliardi e mezzo, 7 di cristiani, quanti siamo? È ovvio che magari mancano, eh. Le mascherine sono soltanto il primo dei mille argomenti in cui l'OMS ha cambiato completamente idea nell'arco di poche settimane. Bellissima la questione degli asintomatici. Gli asintomatici non esistono, se esistono sono lo 0,0001% e comunque non contagiano. E se contagiano, contagiano lo 0,0001% di un contagiato con i sintomi. Adesso, a distanza di qualche mese, gli asintomatici sono il primo problema.
perché sono contagiosissimi e ovviamente non avendo sintomi tu non riconosci che hai di fronte un asintomatico, lo stesso asintomatico non sa di essere asintomatico proprio perché è asintomatico e quindi è in giro a contagiare inconsapevolmente chiunque. Quindi adesso bisogna stare attentissimi a questi asintomatici, sono il primo problema, prima non c'era il problema, adesso è il primo problema. E allora i test, i tamponi a chi li facciamo? Qualche mese fa i tamponi non si potevano fare a caso. Bisognava fare i tamponi solo a chi aveva i sintomi manifesti, anche perché gli asintomatici non esistevano, quindi cosa vai a cercare una cosa che non esiste? Adesso l'OMS cosa dice? Test, test, test. Parole testuali del nostro amico Tedros. Ha detto proprio così. Testa tutti, testa tappeto, bisogna individuare questi asintomatici che non esistono, ma che adesso esistono. E poi c'è la gestione quantomeno bizzarra delle singole nazioni, no? Ok. Ricordando che l'Italia ha scelto come consulente del governo per l'emergenza sanitaria tale Walter Ricciardi, che è membro del board dell'OMS, quindi è il rappresentante italiano dell'OMS, non lavora per l'OMS, lavora all'OMS, che è molto diverso. E questa è un'altra carica politica. Ricciardi ce lo ricordiamo non perché fa il virologo, perché di fatto non lo fa, ha sempre fatto il politico. Prima di fare il politico faceva l'attore nei film di Mario Merola. Quindi un esimio luminare della medicina scelto come consulente speciale del governo, che già mostra qualche problema anche senza consulenti di questo tipo. La gestione delle nazioni, quindi l'Italia ha deciso di affidarsi in qualche modo all'OMS, no? Perché se prendi il tuo rappresentante all'OMS e lo porti in Italia per fare la consulente speciale, vuol dire che dici all'OMS, cazzo, sono così bravi, questo qua ha lavorato anni all'OMS, vuoi che non ci dà una mano? E infatti è arrivato e ha subito detto cose intelligentissime, tipo gli asintomatici non esistono, se esistono non sono contagiosi, le mascherine le deve mettere soltanto gli operatori sanitari, tutto quello che diceva l'OMS di sbagliato. Lui è arrivato a dirlo quando l'OMS ormai non lo diceva più, lui era in ritardo, era in differita di qualche settimana o qualche mese. In più, riguardo alla Cina, lui raccomandava di non sospendere i voli verso la Cina e dalla Cina. Non facciamo sentire la Cina isolata, no? E voi direte, ma a noi che cazzo ce ne deve fregare se la Cina si sente isolata? Cioè, se mi dici che scientificamente non è un'idea valida, perché il virus arriverà comunque, perché è già qui o per altri motivi, allora io ti do retta, no? Sei uno scienziato, dovresti esserlo. Ma se mi dici che non dobbiamo fare assolutamente la chiusura dei voli perché la Cina poi si sente isolata e va in depressione, allora mi viene da pensare che tu stai tenendo quella politica tipica dell'OMS sulla Cina, ovvero difendere la Cina a tutti i costi. Addirittura il nostro amico Tedros, Ghebreyesus, disse che la Cina è stata esemplare nella condivisione dei dati. Allora, non c'è un singolo paese al mondo che la pensi così, che la Cina non ha condiviso nulla. La spedizione dell'OMS è andata in Cina ed è tornata a mani vuote perché è tornata e non ha detto niente, niente di niente. Quindi, se in Cina c'è una cura, un antivirale che esiste già, se hanno trovato, che cazzo ne so, anche un vaccino, noi comunque non lo sappiamo. Se loro hanno un modo per curare o per prevenire, buon per loro, ma non per noi. E l'OMS dice: ma no, la Cina è stata esemplare, è stato un esempio, tutti dovrebbero fare come la Cina. Quando ti scoppia una pandemia in casa, fai finta di niente per un mese, 2 mesi, chissà per quanto, dici magari un decimo dei contagi, dei decessi che hai, poi risolvi la situazione e non dici al resto del mondo come hai fatto. E quindi questo è l'esempio cinese. Dall'altra parte, l'OMS è bizzarra per come gestisce Taiwan. Taiwan è uno stato che la Cina non riconosce per questioni politiche, perché lo vuole annettere al paese e non lasciarlo indipendente. E allora l'OMS non parla mai di Taiwan. Peccato che Taiwan è il paese che ha gestito meglio in assoluto la crisi sanitaria, con 4 casi e un decesso, tipo. Quindi, loro hanno avuto pochissimi casi, pochissimissimi morti, ma non viene mai citata Taiwan come esempio positivo di gestione. Citano altri paesi, magari citano la Corea, che sembra avere sotto controllo la cosa, ma Taiwan no, Taiwan non è mai iniziata, la Corea ha avuto i suoi focolai, Taiwan no. La Nuova Zelanda anche viene citata come esempio positivo, ma Taiwan assolutamente no, perché altrimenti la Cina, come diceva Ricciardi, si offende, si sente umiliata, depressa, defraudata di qualche diritto, quindi bisogna assolutamente stare attenti a come gestire la Cina. Ma all'interno di questo marasma infinito di assurdità, direi che la gestione, la cosa più incredibilmente incoerente che ha fatto l'OMS è la gestione del caso Svezia. La Svezia non ha fatto il lockdown,
Quindi si è limitata a impedire una serie di cose che potevano essere effettivamente dannose, come gli stadi, le discoteche, gli assembramenti grossi di persone che stanno attaccate l'una all'altra, ma non ha impedito di uscire di casa. Non ha mai chiuso i parchi, le squadre di calcio hanno continuato ad allenarsi. Ibrahimovic è tornato in Svezia apposta per allenarsi, perché qua non poteva, e allora è andato in Svezia ad allenarsi con la sua squadra, nel senso che è proprietà mia di quella squadra. Allora, l'OMS ha detto, niente lockdown, qua si rischia una strage, qua si rischia una strage, incredibile. Cioè, la Svezia sta andando incontro a un'ecatombe, è un genocidio organizzato dal governo, irresponsabili, macellai. Poi, all'improvviso, dopo qualche settimana in cui il lockdown mancato in Svezia non ha portato assolutamente nessuna conseguenza così negativa, l'OMS ha cambiato idea. La Svezia è il modello da seguire per la nuova normalità durante le emergenze e dopo l'emergenza virus. Ok, grazie, ce l'hai detto. Questo non vuol dire che il lockdown in Italia non andava fatto o che in altri paesi non andava fatto. Vuol dire che la Svezia ha scelto di fare una cosa e tu l'hai prima accusata di creare una strage degli innocenti con Erodi al governo svedese, Erodiksen, e poi tutto d'un tratto inizia a elogiare il governo cinese perché ha avuto questa brillante idea di non fare il lockdown che tu stesso avevi raccomandato. Quindi è bellissimo come ogni singola cosa che questi signori dicono trova una puntuale smentita nella realtà, e loro stessi tendono ad autosmentirsi come se non avessero detto il contrario poco tempo prima. Cioè loro ti dicono, oh ragazzi, guardate la Svezia, ok, la guardiamo, ma tu ci avevi detto di non guardarla però, non fare finta di niente. Perciò, in tutto questo, Trump, in mezzo al mare di idiozie quotidiane che dice, ha però anche detto, adesso io taglio i fondi all'OMS, perché sono andati in Cina e sono tornati a mani vuote, non ci hanno dato le informazioni giuste, non stanno lavorando bene, non hanno mai lavorato bene. E noi siamo i principali finanziatori di questi qui che difendono la Cina, che la coprono, che la elogiano. Quindi a sto punto noi ritiriamo il nostro contributo, che da solo è la maggior parte di tutti i fondi che riceve l'OMS, e se vogliono si fanno finanziare dalla Cina, così almeno hanno un motivo per parlare bene di loro e non accusarli mai di nulla. Credo che questa cosa di Trump, in tutto il suo mandato che ormai si avvia alla fine del quarto anno, credo che sia l'unica cosa intelligente che ha fatto in tutto questo periodo. Perché finanziare questi qui, che poi, perché finanziare questi qui, che sono il simbolo dell'inefficienza, dell'incoerenza e del cambiare idea ogni 6 secondi, è veramente buttare via i soldi. Pochi o tanti che siano, comunque sono centinaia di milioni, non è che parliamo di noccioline. Mi pare, non voglio dire puttanate solenni, 400 milioni di dollari di finanziamento annuo. Per fare che cosa? Un cazzo. Per avere Tedros che ci racconta tutte le sue sciocchezze, fa terrorismo da una parte, si smentisce dall'altra e tutto il resto. Poi il prezzemolino sempre in conferenza stampa, un po' come i nostri virologi qui. E poi intanto succedono cose assurde e loro le coprono o cambiano idea così da un momento all'altro. Quindi questa pandemia ci ha permesso di capire bene quanto è importante l'OMS nel mondo. Senza OMS probabilmente non cambierebbe un cazzo di niente, però avremmo una serie di persone in meno che ricevono uno stipendio per lavorare malissimo o per non lavorare del tutto. Quindi riflettiamo su questa cosa, noi che siamo persone riflessive. A prossima.